Zaccardo, che idea ti sei fatto del campionato? Parto dal Milan, perché ha vinto anche facilmente contro il Lecce, e poi c'è questo confronto in Europa League contro la Roma. Ecco, ti aspettavi un Milan così in forma in questo momento della stagione? Ma da ex rossonero mi auguro sempre che il Milan vinca tante partite e sia sempre tra le migliori squadre italiane e anche in Europa. Ha avuto un po' di defezioni all'inizio del girone d'andata con tanti infortuni, hanno cambiato diversi giocatori, è cambiato anche comunque l'aspetto tecnico dirigenziale, quindi però nonostante questo il Milan è sempre competitivo, quest'anno ho trovato un Inter che vanno più forte e meritano di vincere questo campionato perché dimostrano di essere la squadra più forte, però subito dopo c'è il Milan che speriamo adesso ci sarà un derby italiano e spero sempre che vinca il migliore, anche se è normale che simpatizzo Milan avendoci giocato. Ma è stata troppo più forte l'Inter, Zaccardo, dal tuo punto di vista, o un po' il Milan in certi momenti del campionato è mancato per essere lì a ridosso della squadra di Inzaghi? Ma penso che più la prima, cioè molto più forte l'Inter. L'Inter sta facendo un campionato simile sulla falsariga del Napoli dell'anno scorso e quando giochi così hanno comunque i titolari e la panchina, hanno quasi 20 titolari e chi gioca, gioca, fa il suo dovere, giocano bene, vincono. Vincono anche con merito e quindi per quest'anno è stato un campionato abbastanza definito, nel senso che l'Inter non ha avuto tanta concorrenza, come un po' il Napoli l'anno scorso che ha ammazzato il campionato, ha dato tanti punti di vantaggio sulla seconda e hanno vinto con merito. E il Milan è stato forte 3 anni fa, dove forse sulla carta aveva qualcosa in meno rispetto all'Inter, però è riuscita nello sprint finale a vincere. E il tricolore, quindi anche per gli appassionati, dai, un anno il Milan, un anno l'Inter, un anno il Napoli, va bene, dai, che non può vincere sempre solo una squadra. Anche la Roma arriva bene alla sfida in Europa contro il Milan. Ecco, ti chiedo, Zaccardo, del Milan abbiamo parlato, ma di questa Roma di De Rossi sei rimasto sorpreso o ti aspettavi un impatto così importante da parte di un tuo ex compagno che adesso è diventato allenatore della Roma e ha coronato un sogno anche personale? Ho giocato con Daniele, abbiamo vinto qualcosa di importante con l'Italia, è un ragazzo d'oro, romano, romanista e quindi fa bene al calcio quando ci sono queste favole che stanno venendo molto bene. La Roma aveva un po' di problemi, hanno cambiato l'allenatore con Mourinho che nonostante tutto aveva portato la Roma a fare 2 finali di Coppa e con De Rossi stanno meritando di conquistare un posto in Champions. Non sarà facile, vediamo anche col ranking che probabilmente ci può essere una squadra in più, però bisogna solo che fargli complimenti, sapendo che nel calcio devi ogni settimana dimostrare, quindi lui lo sa, in gamba, intelligente e umile, e sa perfettamente quello che deve fare, quindi normale che gli auguro tanti successi anche a lui. Zaccardo, perché il Napoli ha avuto tutte queste difficoltà? Da fuori che idea ti sei fatto? E soprattutto, Kvara continuerà a giocare con il Napoli e per il Napoli? Lui ha sempre dimostrato tanto amore nei confronti di questa squadra. Il Napoli purtroppo dopo un'impresa stratosferica dell'anno scorso, vincendo con merito il titolo e giocando anche un grandissimo calcio, quest'anno purtroppo hanno avuto diversi problemi e i risultati sono stati purtroppo altalenanti. Tutta la squadra ne ha risentito.